I giorni di Natale e Capodanno in Grecia sono trascorsi senza particolari festeggiamenti, senza concerti e musica. Le restrizioni imposte dal governo per frenare Omicron hanno costretto a cancellare eventi programmati da tempo. Uno dei settori più colpiti ancora una volta è quello dello spettacolo e dei locali notturni, niente serate, niente lavoro per DJ e musicisti. È una provocazione come viene gestito il nostro settore, spiega il cantante di un famoso gruppo rock greco. Ora sappiamo come la pensano i politici. Mi chiedo quale sarebbe il problema se ci fosse musica live in un locale o in una caffetteria. I concerti rock e pop sono stati cancellati per seguire il protocollo e perché pericolosi per la salute pubblica. Questo però è stato applicato anche ai concerti di musica classica in locali piccoli o nei teatri dove la gente indossa la mascherina. Perché cancellare tutti gli eventi che hanno a che fare con la musica? I musicisti sostengono che tutti i cantanti credono nella scienza e non vivono nel Medioevo. Ci sono altri fattori psicologici e sociali che devono essere presi in considerazione, fanno sapere quando si adottano misure restrittive. Intanto però non tutti i ristoranti sono rimasti aperti il 31 dicembre, perché molti hanno avuto disdette proprio per l'assenza di musica dal vivo. Chi ha tenuto aperto ha avuto pochi clienti. È stato un capodanno sottotono, abbiamo preso tutte le misure necessarie, mascherine, distanze di sicurezza, niente musica, dice questo ristoratore, purtroppo abbiamo avuto poca clientela. Quando un virus è così contagioso è molto facile infettare anche le persone che lavorano nel locale, quindi c'è un problema. C'è nei servizi pubblici come nei ristoranti. Il problema che già alcuni miei colleghi stanno affrontando è che il personale si sta ammalando. Intanto il governo greco ha fatto sapere che farà di tutto per sostenere l'economia del paese. Di fronte all'aumento dei contagi dovuto ad Omicron sono state prese nuove misure restrittive che saranno in vigore fino al 17 gennaio. Atene tuttavia assicura che non ci saranno per ora ulteriori restrizioni.